Ciao ragazzi, sono tornata. Sì, mi avete vista questi giorni, però avevo fatto i video con l'iPhone, non dei video con la macchina fotografica qui nella mia postazione a casa, tranquilla. Quindi per me è veramente il grande ritorno, è oggi. Allora, sto caricando il video cover della canzone che vedrete adesso, quello in collaborazione. Compliti Pollici 00, sono in super ritardo, veramente perdonami, però ho avuto veramente tantissimo da fare. Comunque lo sto caricando, ci metterà un bel po', perché adesso che non converto più i video ci mette un casino, però lo sto caricando. Allora, in questo video non voglio dire assolutamente niente, perché so che mi sono rivista qualche video, ho visto che faccio sempre delle intro lunghissime che magari non sono utili a nessuno. Quindi se vi interessa un video vlog in cui vi racconto un po' come ho passato la Pasqua, fatemi sapere in un commento. Se non vi interessa, amen, e continuerò per la mia strada a fare i video che ho sempre fatto. Allora, in questo video volevo parlarvi, diciamo, volevo farvi vedere i prodotti che ho comprato con Giorgio la settimana scorsa, più due prodottini da Lush, più due prodottini che ho preso da Lush, frase compiuta, più due prodottini che ho comprato da Lush venerdì. Ve ne parlo un pochino meglio, diciamo, perché comunque quelli con Giorgio ve li ho fatti vedere così per strada e volevo parlarvene un pochino meglio. Quindi iniziamo. Allora, prima vi faccio vedere una cosa che non c'entra con questo video, cioè un acquisto che ho fatto non con Giorgia, ed è lo smalto June di Chanel, che sicuramente voi non vedrete il nome perché non c'è più la messa a fuoco. Comunque lo smalto June lo conoscete tutte, il 539 June, ok, ed è quello della collezione nuova di Chanel. Io in realtà volevo prendere April, il bellissimo April, che è quel colore molto scuro, quel fucsia scuro, però non c'era nella profumeria dove sono andata, e May, che c'era, ho comprato un dupe con Giorgia, quindi mi sembrava un po' sciocco prenderlo. E questo però non l'avevo comprato un dupe, perché ne avevo trovato uno, però non avevo i soldi per prenderlo quel giorno, uno di H&M che comunque ha comprato Giorgia. Trovate qui sotto il link del suo canale, lei ha fatto un video in cui faceva vedere lo smalto che ha comprato di H&M nel suo ultimo video haul, potete andare a vedere. E ha fatto vedere lo smalto che lei ha trovato, dupe di questo qua. Comunque io ho trovato questo, ero con mia mamma, lei mi voleva farmi un regalino, insomma. Allora mi ha detto: lo vuoi? Io tipo sì, sì, ti prego. Allora alla fine l'ho comprato, l'ho già usato una volta, ce l'avevo addosso nel video in collaborazione con Barbara dove ve l'ho fatto vedere, indossato, non questo. E comunque niente, non si smentisce come smalto Chanel, perché si è schiacciato dopo tipo un giorno e mezzo, però è veramente un bel colore. Io non compro smalti Chanel abitualmente, però se ogni tanto per un regalo mi capita, essendo una quindicenne, mi fomento e quindi lo prendo, va bene. Poi allora, come acquisti, vi faccio vedere il rossettino nude che ho comprato qualche giorno prima di uscire con Giorgia, il 52 in the nude, che è questo, della linea normalissima di Essence, dei rossetti. Io ne ho già tre di questi e mi piacciono veramente tanto, sono degli ottimi rossetti, non durano moltissimo, però sono molto idratanti, hanno dei bei colori. E gli in the nude lo volevo veramente da molto tempo, nonostante io già abbia un rossetto nude di Kiko, però volevo questo perché mi piaceva tantissimo e l'ho preso. Poi le cose che ho comprato con Giorgia, allora ho preso uno smalto della Catrice che è il 540 Am I Blue or Green, questo qua. Vi scrivo comunque nel box tutti i nomi, non so perché ogni volta devo indicare, vi scrivo giù nel box i prodotti, tutti i prodotti che ho comprato. E questo smaltino era in offerta, ne era 99, allora l'ho preso ed è quello che indosso a parte l'anulare, quindi non guardate l'anulare, guardate per esempio queste due dita, carino, vero? Sono due passate, poi qua ho fatto un paciugo, lasciate perdere. Comunque sono due passate, è un colore molto carino, un color ghiaccio, mi piace veramente moltissimo. Se vi va di andarlo a vedere da Catrice, penso che ci sia ancora, non penso sia una collezione limitata, molto bello. Poi da Essence ho preso due smalti in duo, questi sono della collezione nuova, penso sempre permanente di Essence. Sono usciti anche dei blush in mousse che però non abbiamo trovato, più delle altre cosine che però non mi sconquifferavano molto. Alla fine ho preso questo qua e questo qui sconquifferava, non so perché ho detto sconquifferava. Comunque questi due smalti, e sono il numero 02 Shopping Trip in Soho e il numero
06 Ticket to the Show. Sono molto belli. Io sono entusiasta di questi smalti perché già li avevo visti dai Cendem degli smalti duo, li volevo, però non avevo i soldi dietro. Sempre lo stesso giorno in cui ho visto il dupe di June, che però non avevo i soldi dietro. E quando ho visto questi, ho detto li devo prendere. Ho preso questi due, però ce ne sono molti altri di colori. Però a me non mi attiravano. Questi sì, sono molto belli. Li ho già entrambi provati. Mi sono morsa la lingua. Li ho già provati tutti e due. Questo per primo perché mi ha gasata, poi questo dopo. Allora, devo dirvi che sono degli ottimi smalti, sono molto belli, sono molto coprenti. Questi due più scuri che dovete mettere sotto quello con i glitter sono molto coprenti e sono bellissimi anche da soli senza poi metterci glitter sopra. Una cosa che vi posso dire è che però facendo comunque lo strato di base, poi questo e poi il top coat, lo smalto diventa un po' spesso, un po' alto e tende a scheggiarsi abbastanza in fretta. Comunque non durano moltissimo, durano 2-3 giorni massimo, però devo dire che sono molto belli lo stesso, sono molto belli, i colori sono molto belli, comunque sono particolari perché comunque lo smalto, questo è un fucsia normalissimo, però questo qui gli aggiunge dei riflessi particolari, idem questo qua, quindi se vi va di provare uno smalto diverso, sono delle belle trovate, diciamo. Se volete uno smalto che dura tipo una settimana, allora non ve li consiglio. Smalti un po' meno faigi, ho preso una base smalto, ho fatto tipo cadere tutto, una base smalto, questo è lo smalto Ultra Strong Nail Hardener, ed è della Studio Nails, è dello smalto rinforzante per le unghie, una base rinforzante, mi serviva perché le unghie mi si stavano rompendo molto spesso ultimamente, e devo dire che mi piace veramente tantissimo. Questo qui c'è scritto proprio come usarlo come trattamento rinforzante per le unghie. Io lo sto usando come base sotto lo smalto, devo dire che protegge molto bene. E poi una cosa che mi piace tantissimo è che già dopo una settimana che lo sto utilizzando mi sta rinforzando moltissimo le unghie, quindi questo ve lo consiglio se lo trovate. E poi ho preso il top coat matte di nuovo, questo è il secondo che compro perché l'altro si era solidificato, l'ho dovuto buttare. A me piace moltissimo questo smalto perché a parte mi piace moltissimo l'effetto totalmente matte sulle unghie, specialmente con gli smalti scuri, con gli smalti chiari un po' meno, dipende dal colore ovviamente. Magari con uno smalto tipo questo non lo vedrei matte. Però uno smalto come questo qua invece sì, lo vedrei. Comunque mi piace molto l'effetto matte dello smalto matte. Mazza che scioglilingua. E poi lo smalto matte si asciuga veramente molto molto più in fretta rispetto a quello lucido, quindi buonissimo. Ho detto matte 800 volte al secondo e va bene. Poi ho preso questo prodottino qua. Questo prodottino qua che è molto interessante, devo dire. E mi ha attirata subito, appena l'ho visto ho detto Dio, deve essere mio. Ed è il Make Up to Match. Match, Makeup to Match, questo qua. Che io nel video haul insieme a Giorgia ho chiamato pseudo BB cream. Perché pseudo BB cream? Perché non è una BB cream, non c'è proprio non c'è scritto, non so, non è che non lo è, tipo quella di Garnier che non è una BB cream a tutti gli effetti perché è occidentale, no, questa proprio non lo è, perché non c'è scritto. Però la descrizione del prodotto ha le stesse proprietà, cioè la descrizione del prodotto è molto simile a quella delle BB cream perché dice i pigmenti presenti nelle microsfere rendono il colore uniforme e omogeneo, non unge, eccetera. Quindi qui c'è scritto fondotinta viso, però comunque c'è scritto che si adatta a tutti i colori della pelle. Questo è il colore più chiaro, il 10 light, ce ne sono tre, il 10, il 20 e il 30, oppure il 10, il 30 e il 40, non mi ricordo, però ci sono tre colori, questo è veramente chiaro, considerate che io adesso ce l'ho, non ho un minimo di stacco col collo, io ho la pelle molto molto chiara, però anche se avete la pelle ancora più chiara della mia, comunque si adatta perché è un colore veramente chiarissimo. Allora, cosa dire? Non è una BB cream, quindi non vi aspettate le stesse proprietà delle BB cream, però una cosa ottima di questo prodotto è la leggerezza che dà. Quando voi andate ad applicarlo sul viso, dà un effetto veramente fantastico perché avete la pelle è super super morbida che respira proprio, proprio bene, non ottura la pelle, non so come spiegare, non fa una patina appiccicosa, ma lascia proprio la pelle super morbida e non è coprente, assolutamente non è coprente. Io qua ho un amico che ora ho cercato di coprire, però sempre qui è. A me vengono molto spesso i brufoli sul mento, non so perché si sono affezionati qua o qua o qua.
non, oppure qua sul naso. Comunque, non vi frega niente dove mi vengono i profili di solito. E niente, qua c'è scritto che copre le piccole imperfezioni della pelle. Non è vero, perché uniforme è ben l'incarnato, questo è vero. Io ho la pelle abbastanza poco omogenea, perché io penso di soffrire leggermente di couperose, perché ho parecchie macchiettine e parecchi rossori sparsi qua e anche qua. Ho la pelle molto delicata ed è molto molto arrossata, specialmente quando fa molto freddo o quando fa molto caldo, facciamo, diciamo sempre, e quindi uniforma comunque bene l'incarnato, però non copre le imperfezioni. Vi dico che se avete bisogno di una copertura alta, vi serve un correttore. Io per esempio, per coprire lui, ho dovuto mettere un po' di correttore. Oppure io ho qualche bollicina sul naso, ho dovuto usare un po' di correttore, quindi vi conviene usare un correttore sotto. Però è veramente un ottimo prodotto. Se vi va, vi farò vedere magari in un tutorial l'applicazione, non lo so, fatemi sapere. L'INCI non c'è bisogno di dire niente. Contiene silica, quindi è anche una buona azione fissante. Ho paura di finirlo perché lo sto usando veramente tutti i giorni, però ottimo. Poi ho preso due gloss della Stay With Me, della Essence sempre, ma va. E io ne avevo già tre, anche se uno non so più dove è finito. Comunque ho comprato questi colori nuovi, che sono fantastici, specialmente questo. Questo è lo 03 Candy Bar, ed è questo colore corallo adorabile, adorabile, ed è molto molto coprente. E questo invece è lo 06 Bury Me, questo è più scuro. Molto più scuro, però non è così scuro sulle labbra, è più un rossiccio violaceo, bellissimo. E poi vi faccio vedere in velocità le due cose che ho comprato da Lush. Ho preso una ballistica, questa si chiama Think Pink, è una ballistica rosa, come penso si possa indovinare, così, che ha tutti i ferellini di zucchero sopra, se ne è staccato uno, va bene. E dentro ha dei petali di sapone, mi ha detto la signorina. Signorina che tra l'altro ci sta tormentando, una mia amica che ci ha fatto vedere tutto il negozio praticamente, e non ci abbandonava più. Ho preso appunto questa ballistica che rilascia questi petali di sapone nella vasca e fa l'acqua rosa con la schiuma. Non ho mai provato nessuna ballistica, quindi vedremo. E poi ho preso un olio da massaggio solido, questo si chiama I Love Me, e io me ne ero innamorata subito appena era uscito e finalmente l'ho comprato. Ha un odore paradisiaco, veramente, ups, veramente buono, ed è fatto così, ha il cioccolato all'interno ed è veramente buono. Non l'ho ancora mai provato, l'ho soltanto sniffato e va bene. E niente ragazzi, quindi questo era tutto quello che volevo farvi vedere. So di aver fatto questo video e di avermi ammorbato in una maniera assurda, spero mi perdoniate. Comunque vi mando un grossissimo bacio, per qualsiasi cosa fatemi sapere nei commenti come al solito. Grazie per le iscrizioni, grazie per i messaggi, grazie per tutto e niente.